Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Ciao Alberto, ben trovato. Ciao. Ciao. Grazie, ben trovati anche a voi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, siamo in diretta streaming proprio da questo momento sulle pagine Facebook del Partito Democratico Bergamo. Voglio ringraziare tutti coloro che sono collegati. Di questa serata, di questa tavola rotonda è molto, molto importante perché, come sapete, il caro energia, l'aumento drastico delle bollette sta colpendo tante famiglie, tante aziende di qualsiasi genere, sta colpendo davvero tutti. E quindi l'obiettivo di questa serata è quello di capirci un po' meglio, è capire un po' la situazione qual è, capire nel concreto i provvedimenti che il governo ha già preso, i provvedimenti che cercherà di mettere in campo anche prossimamente per dare una risposta concreta alle nostre famiglie, alle nostre aziende. È la priorità sicuramente numero uno per chi, come ognuno di noi, ha contatto tutti i giorni con le persone, quando ha visto le bollette arrivare nei mesi di gennaio-febbraio, si è davvero spaventato. Parliamo in alcuni casi di aumenti non del 20 e del 30%, ma anche dell'80, del 100% di aumenti. E questa cosa è evidente che mette in discussione, mette in crisi il sistema produttivo, la tenuta delle famiglie, soprattutto delle fasce più deboli. E quindi è sicuramente il problema numero uno che abbiamo e che dobbiamo affrontare. Di recente, come avrete letto dai media locali, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto importante. Si parla di 6 miliardi circa per fermare questi aumenti, per azzerare gli oneri di sistema sull'elettricità, per ridurre l'IVA e gli oneri sul gas, per rafforzare il bonus sociale per le famiglie meno abbienti, e in più è previsto anche un credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore. Quindi una serie di provvedimenti che dovranno, speriamo presto, portare un po' di sollievo alle aziende e alle famiglie. In questi giorni poi si sta dibattendo molto anche sull'aumento di produzione del gas naturale che dovrà avvenire tra il 2022 e il 2031, anche qui è previsto qualcosa di significativo all'interno degli ultimi provvedimenti presi. Si parla ovviamente di aumento di produzione delle energie rinnovabili, in quanto sono anche queste un pilastro fondamentale per la transizione ecologica che stiamo vivendo. Insomma, ci sono tante cose all'ordine del giorno, e quindi grazie a dei relatori importanti e competenti del settore che adesso presenterò, cercheremo di entrare nel merito è di questa priorità che io definisco davvero priorità numero uno per il nostro paese in questa fase così delicata. Avremo con noi l'onorevole Elena Carnevali, del capogruppo del PD in Commissione Affari Sociali, che modererà la serata e quindi darà la parola e cercherà di porre alcune domande ai nostri relatori per entrare nel merito del tema. Poi abbiamo una tavola rotonda con l'onorevole Benamati, del capogruppo PD in Commissione Affari Attività Produttive. Avremo con noi il senatore Misiani, responsabile economico del PD nazionale, Foglieni, vicepresidente di Confindustria Bergamo, Brivio, presidente di Imprese Territorio, Acquaroli della CGIL, Angelo Nozza della UIL, Cristian Verdi della CISL, e poi concluderà al termine di questa tavola rotonda l'onorevole Sagà, che fa parte della Commissione Finanze per il nostro partito. Quindi un parterre molto ricco, cercheremo di stare tutti circa nei 5-7 minuti a testa, e poi anche chi è collegato attraverso i social potrà porre le domande all'interno dei commenti affinché poi le potremo riportare ai nostri relatori. Io do la parola ora all'onorevole Carnevali, che modererà la serata, e ringrazio lei e tutti a nome del PD Bergamasco. Grazie Davide, grazie davvero moltissimo di tutte le disponibilità che abbiamo raccolto e grazie a tutti voi. Io partirei in particolare cercando prima di fare questa, prima fare l'ascolto, partirei dal mondo dell'impresa, quindi davvero ringrazio la disponibilità di Luigi Foglieni, vicepresidente di Confindustria con la delega all'energia. Poi chiederei a Alberto Brivio, che ha Grazie. una
naturalmente è presidente di Imprese e Territorio, è presidente di Coldiretti, e il punto di vista del mondo sindacale per i dibattiti che ben conoscono sul mondo del lavoro e sul mondo delle famiglie. E passando poi ad Antonio Misiani e a Gianluca Benamati, che davvero ringrazio moltissimo, perché saranno tutte e due loro che ci aiuteranno a vedere sia il fronte di carattere economico che una serie di domande che poi a Benamati faremo. In particolare, Olivo Foglieni, io credo che tutti noi, tra l'altro sei stato anche tu tra i primi che insomma aveva dato un po' questo segnale di allarme relativamente all'aumento del costo che già si registrava nell'anno precedente, e ci troviamo nelle condizioni attuali che, pur vedendo un fattore di crescita, devo dire anche del mondo manifatturiero, in molte realtà le commesse sono persino superiori alla capacità, soprattutto alla sostenibilità, diciamo così, sia non solo del reperimento delle materie prime, ma dell'impatto che il caro energia ha sulla capacità produttiva e sulla tenuta complessiva del sistema. Quindi a te chiediamo un po' lo sguardo del mondo confindustriale rispetto a quello che avete visto, l'abbiamo sentito già in molte occasioni, insomma, quali sono i segnali e le preoccupazioni. Saranno molti i punti di vista da cui lo guarderai, e quindi a te la parola. Grazie per questa ospitalità, e benvenga la possibilità di parlare su un tema così, così scottante come quello dell'energia. Hai ragione tu, Elena, che il nostro grido d'allarme, almeno anche il mio, essendo un energivoro anche io di natura, è partito verso fine novembre, dopo che abbiamo visto le bollette di ottobre appena arrivate, che hanno praticamente impossibile da giustificare, aumenti del 300-400% che ci hanno veramente imposto un grido d'allarme, che poi è stato trasferito a quasi tutta la nostra popolazione, alla nostra associazione. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che molte imprese già da novembre-dicembre hanno subito questi grossi aumenti e hanno dovuto rivedere tutte le loro politiche di produzione, chi ha potuto ha rivisto, diciamo, la possibilità di rivedere i propri listini per andare sul mercato e non perdere quella marginalità che avevano. E praticamente stiamo inficiando completamente questa grande crescita che è il post-Covid che stavamo avendo. Purtroppo l'Italia è un paese importatore netto di energia, sia di gas che di energia elettrica, e di conseguenza questo incide sulle produzioni in maniera straordinariamente negativa. Noi stimiamo anche a livello confederale nazionale che il costo nel 2022 del mercato energetico per le industrie possa sfiorare i 37 miliardi di euro, e quindi ben venga questa boccata d'ossigeno che il governo è riuscito a emanare, a stanziare in questo momento, che anche se riguarda solamente il 15% di credito d'imposta e l'azzeramento degli oneri di sistema, è qualcosa di più importante, di particolare, segno di questa attenzione che anche i nostri governanti stanno portandoci avanti. Noi abbiamo accolto di buon grado non tanto l'aiuto sull'economico, ma quasi un cambio di paradigma praticamente per quanto concerne specialmente il gas. Si è data un'accelerazione alla estrazione e all'aumento di capacità produttiva del gas, che era fermo da diversi anni, e di conseguenza questo per noi è un risultato estremamente importante, perché l'obiettivo, non dico che possa essere l'indipendenza energetica, ma anche progetti di largo respiro, se mai si comincia, mai si arriva a concludere, una potenzialità, una possibilità. Noi cosa denunciamo in questo momento qua? Denunciamo non tanto quello che ci è capitato, perché se il nostro paese non ha energia, magari non è un problema di uno o dell'altro, di un governo o dell'altro, è un problema di sistema, è un problema di mancanza di politica industriale partita magari, che doveva partire 20 anni fa, 30 anni fa, e quindi spero che ci si possa accorgere che se non partiamo adesso per fare qualcosa nel futuro,
forse i nostri figli non avranno più neanche la possibilità di avere le aziende, perché oggi è impossibile praticamente produrre senza avere un costo di energia adeguato, ma non tanto perché costa poco, costa tanto. Il problema è che ci confrontiamo anche con realtà europee che sono i nostri competitor, dove praticamente ci facciamo guerra all'interno della stessa comunità europea, perché la Polonia ha un costo che è metà del nostro, la Francia ha il nucleare e quindi oggi paga 0,42 kilowatt perché è un mercato calmierato dal governo, la Germania ha rimesso in pista la possibilità di produrre energia dal fossile e di conseguenza siamo noi che siamo restati col cerino in mano, essendo un paese fortemente trasformatore, a non avere neanche la possibilità praticamente di poter avere un'opportunità di poterci confrontare ad armi pari. Questo è il nostro grande svantaggio rispetto a tutti i nostri competitor, amici europei, che praticamente fanno un mercato dove se si produce un prodotto dove l'incidenza dell'energia è al 10% e questa si raddoppia, il costo finale è il 20%, ma penso che non ci sia più nessuna azienda che ha il 20% di marginalità che possa sostenere questo grosso aumento e quindi praticamente si va fuori mercato. Un altro grosso problema sono gli stessi nostri dipendenti, le stesse nostre risorse che si sono viste da 130, 150, 180 euro di metano piuttosto che di energia elettrica arrivare a 350, 400 euro e quindi lei capisce che anche la tensione che si genera nelle famiglie, la tensione che si genera poi nel venire al lavoro pensando che questo non sia colpa di nessuno ma è una colpa di tutti, perché si lavora e poi non si ha niente che rimane in tasca sia per le aziende sia per i lavoratori, voi capite che questo significa diciamo aumentare un disagio sociale sicuramente già acuito da 2 anni di fermo, e in un momento particolare dove potremmo insieme con diciamo tutti insieme riuscire a fare qualcosa di straordinario per il nostro paese, siamo qua azzerati da qualcosa che passa sopra le nostre teste e di conseguenza non abbiamo neanche l'opportunità di poter incidere. Non penso che sia un problema praticamente italiano, non penso che sia solo un problema neanche europeo, penso che sia questa macro geopolitica che ci passa sopra le teste e siamo qua a subire praticamente delle posizioni che possono essere sicuramente politiche e magari dettate da qualchedun altro che non è neanche il nostro governo ma non è neanche diciamo la nostra Europa, e praticamente ci dobbiamo sorbire un depauperamento di ricchezza che ci può portare solo unicamente alla povertà. Quindi da parte nostra ben venga l'aiuto che ha fatto praticamente il governo con questo ultimo stanziamento, pensavamo che fosse un po' più strutturale anche per quanto riguarda il credito d'imposta, perché noi pensiamo che il 2022 il costo dell'energia non ritorni più come prima a certi determinati livelli, quindi sosterremo un costo veramente importante. Questo probabilmente limiterà anche gli investimenti da parte dell'azienda, limiterà quindi una visione prospettica industriale che ci farà perdere ancora praticamente degli anni che stavamo colmando da un punto di vista della digitalizzazione e soprattutto di questa transizione energetica che sicuramente andrà fatta, ma i costi che questa porterà dietro saranno talmente elevati che se non sapremo come gestirceli, da alcuni studi diciamo che questa transizione energetica possa costare da qui al 2030 qualcosa come 1100 miliardi, quindi significa che se non agiremo in senso diciamo costruttivo ma in senso non solo congiunturale ma strutturale, io penso che possiamo magari partire a fare questa transizione energetica, ma non è escluso che ci areneremo a metà della strada perché non ci saranno i fondi per poterlo fare. Quindi c'è bisogno da parte di tutti di una coesione, c'è bisogno da parte di tutti nel comprendere, nel capire che questa opportunità, questa possibilità praticamente deve essere data a chi ha desiderio, a chi ha voglia di investire, a chi ha voglia di credere ancora nel nostro paese, e di conseguenza penso che anche diciamo certe determinate burocrazie che oggi sono in capo anche a regioni, sono in capo anche a province, sono in capo anche a enti territoriali che decidono o non decidono cosa fare,
Praticamente io penso che andremo avanti, ma andremo contro un muro a cui sicuramente ci scontreremo, ci faremo del male, perché non possiamo permettere che un paese che trasforma, noi siamo ancora la seconda manifattura d'Europa, non abbiamo minerali, non abbiamo energia elettrica, non abbiamo niente e comunque siamo una nazione fortemente manifatturiera, siamo ancora tra le 10-11 nazioni al mondo in questo senso. Quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire se ci tolgono l'energia? Cosa facciamo? Facciamo i bagnini, facciamo tutta una nazione di servizi e io penso che così depaupereremmo tutto quello che è il nostro Made in Italy, non solo sul tessile, non solo sul fashion, ma anche sulla metalmeccanica, sulla meccatronica, sulla digitalizzazione, dove abbiamo ancora posizioni di rilievo e io penso che noi dovremo difenderle queste posizioni, ma ci deve essere dato un aiuto per poterlo fare. Grazie, grazie davvero a Olivo Foglini. Ha toccato molte questioni. La prima, io credo che oltre al riconoscimento dell'azione messa in campo dal governo Draghi relativamente alle risorse stanziate e anche delle scelte che, come ricordava prima, vanno anche rispetto al credito d'imposta piuttosto che l'azzeramento degli oneri di sistema, credo che sia doveroso e giusto peraltro guardare a questi interventi che da un lato riguardano esclusivamente la questione appunto del caro energia, ma non dobbiamo dimenticarci che a fianco a questo ci sono molte risorse che sono stanziate anche attraverso il piano di ripresa e resilienza. Ha parlato di alcune questioni molto rilevanti, la perdita di competitività che noi abbiamo rispetto ai nostri partner europei e naturalmente noi in questo momento abbiamo anche gli occhi particolarmente puntati e anche la preoccupazione di quello che sta avvenendo in Ucraina con gli effetti che questo produce. Ma nel passare la parola ad Alberto Brivio, che naturalmente lo ringrazio davvero molto della sua disponibilità, voglio ricordare due cose. La prima, naturalmente, oltre al mondo che lui rappresenta, quindi il mondo della piccola media impresa, dei trasportatori, quindi diciamo che hai un compito oneroso nel ruolo che ti spetta. Contemporaneamente, non voglio dimenticare che proprio pochi giorni fa Coldiretti ha fatto una manifestazione anche per denunciare le speculazioni che stanno avvenendo nel mondo zootecnico e nell'impianto e soprattutto, come dire, su questo settore particolarmente rilevante. Noi da un lato, ha fatto bene a ricordarlo, siamo la seconda manifatturiera, mondo manifatturiero d'Europa e contemporaneamente siamo uno dei paesi con grande capacità anche di esportazione, soprattutto quello che riguarda l'agroalimentare e zootecnico. Quindi a te Alberto, il tuo punto di vista e se ci aiuti anche tu ad orientarci rispetto alle questioni più rilevanti che voi state incontrando. Innanzitutto grazie di cuore per l'invito, è certamente un momento molto interessante di confronto a cui non potevo mancare, anche perché in rappresentanza di imprese e territori, bene o male, ho l'onore e l'onere di coprire una vasta fascia dell'economia bergamasca. Molte delle imprese, cioè praticamente le imprese a noi associate che fanno riferimento alle nostre associazioni di categoria rappresentano un po' l'ossatura del nostro territorio, l'ossatura economica del nostro territorio. E beh, devo dire che l'analisi fatta dal dottor Foglini è un'analisi certamente molto, molto puntuale e partendo però all'inizio sono anch'io molto preoccupato per quanto sta succedendo in Ucraina e quanto auspichiamo non succeda, quanto auspichiamo assolutamente non succeda rispetto alle minacce che si stanno ventilando. No, è tutto, naturalmente tutto il tessuto delle micro, piccole e medie imprese, nonché delle imprese agricole, è certamente molto preoccupato dalla situazione. La cosa importante è che purtroppo questi rincari assolutamente insostenibili stanno di fatto attraversando tutte le filiere,
e quindi non è che ci sia un settore specifico particolarmente colpito ed un altro che non ne sia colpito, quantomeno ne sia colpito marginalmente, e con ricadute a cascata che sono spesso esponenzialmente superiori rispetto all'effettiva portata dei singoli rincari ad un settore specifico piuttosto che ad un altro. Ci sono diverse situazioni. Allora, innanzitutto, anche noi riconosciamo l'intervento del governo come un intervento sicuramente importante, che però occorre anche dirci chiaramente necessiterà comunque nel futuro di interventi strutturali, perché ad oggi sicuramente è un aiuto veramente importante. Però il tema va affrontato in termini strutturali e soprattutto al di là del termine strutturale, che poi naturalmente può avere diverse declinazioni in funzione anche delle specifiche sensibilità, c'è un aspetto fondamentale secondo me. Il fatto che non, la politica energetica, sebbene in uno stato più o meno possa essere più o meno avanzata, in Italia, beh, effettivamente bisogna riconoscere che forse negli ultimi anni, non è stata affrontata con quella, visione di futuro. Comunque la politica energetica è evidente come debba essere ormai affrontata a livello europeo, perché le incongruenze di cui parlava prima il dottor Follini sono piuttosto evidenti. Ci ritroviamo da una parte con un sistema, tra virgolette, concorrenziale di libero mercato, in cui però le condizioni non sono le medesime. Le condizioni non sono le medesime per quanto riguarda i processi produttivi, non sono le medesime per quanto riguarda il tema appunto energetico, e quindi le cose cozzano l'una contro l'altra. Non possiamo più, non è più accettabile, o comunque ovviamente è fortemente limitante il ricorso al sistema di mercato, e al tempo stesso però non ci sono le medesime condizioni. Quindi è evidente che il termine di politica energetica deve essere affrontato a livello europeo, non solo in termini Europa con i paesi fornitori extraeuropei, ma anche all'interno del sistema europeo con una perequazione di alcune condizioni che altrimenti pongono alcuni stati in condizioni diverse gli uni dagli altri. E questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è che certamente ormai, e lo riteniamo anche noi, anche come mondo agricolo, ma anche come mondo della piccola e media impresa, sia imprescindibile il processo verso una maggiore sostenibilità energetica, e naturalmente il processo della decarbonizzazione è un processo in corso che evidentemente ha dei costi, ma occorre farcene, tra virgolette, una ragione, visto che comunque anche rappresentando il mondo agricolo, tutto ciò che è implicato, l'aumento esponenziale negli ultimi anni dei gas serra e dei gas climalteranti, soprattutto in agricoltura, ha creato ripercussioni ormai insostenibili che, proprio per la natura del nostro paese e per l'eccellenza dei prodotti del nostro paese, crea più danni rispetto a quali siano i costi per sostenere un processo di questo tipo. E altrettanto credo che questa sensibilità ce l'abbiano anche tutte le imprese che, meno male, afferiscono ad imprese e territori in termini di tipologia di imprese. Anche perché tutto ormai è riconosciuto quanto questo processo di implementazione della sostenibilità ambientale, soprattutto sostenibilità a livello energetico, sia da vedersi come una risorsa, sia da vedersi come anche un investimento di futuro e naturalmente un'opportunità per quanto riguarda le imprese, soprattutto per quelle che a questo tipo di attività si stanno rivolgendo anche con grande competenza e grande innovazione. Ecco, quali possono essere le ricette? Beh, sono state già in parte affrontate con questo ultimo decreto.
Resta il fatto che, a avviso di molte delle nostre realtà, certo è che, oltre al fatto che una politica energetica debba essere anche strutturale, è il fatto che la decarbonizzazione e tutti gli interventi fatti verso una maggiore sostenibilità energetica non possano più essere, in un certo senso, perdonatemi il termine, addebitati in bolletta, perché è evidente che questo potrebbe in un certo senso creare un meccanismo contrario rispetto al processo che si sta avviando, e cioè una disaffezione verso quel processo di maggiore sostenibilità energetica che invece in realtà deve essere implementato e deve essere in un certo senso instillato anche nella mentalità di ognuno di noi, affinché ognuno possa avere, ognuno nel proprio ambito naturalmente, sia nell'ambito di impresa che nell'ambito delle comunità e dei cittadini, possa affrontare quei percorsi anche di maggiore consapevolezza rispetto a quello che è un processo ormai ineludibile. Cosa si può anche fare con interventi diretti? Beh, qui mi limito anche per maggiore competenza al mio settore. Già con l'annuncio da parte del governo dello stanziamento di 1,5 miliardi di euro per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole e delle stalle, è già un primo intervento importantissimo che riteniamo possa contribuire a non solo a sgravare le aziende agricole dal peso energetico, di una parte del peso energetico, ma anche a essere dei fautori importanti di quella generazione di energia che può entrare tranquillamente, che può entrare in circolo e creare un piccolo contributo. Ovviamente si tratta di piccoli contributi, nulla a che vedere con quello che può essere il fabbisogno energetico nazionale, il fabbisogno energetico a livello industriale, però è comunque un piccolo passo, e laddove queste forme di incentivazione potessero, di incentivazione di sostegno, potessero essere estese ad una maggior platea di utenti, certamente sarebbe un ulteriore processo positivo che si mette in atto. Grazie, grazie davvero molto Alberto per gli spunti che ci hai fornito. Ricordo solo due cose. Beh, da un lato la parte relativamente dell'impatto e della difficoltà di questo impatto sul sistema complessivo del mondo, delle imprese che rappresenti, giustamente dicevi, l'ossatura bergamasca. Dal lato, oltre all'importanza di come condurre la transizione energetica e anche della responsabilità collettiva e del contributo anche che il mondo che rappresenti invece come presidente di Coldiretti può dare, mi sembra che una tra le richieste che hai fatto è anche quello di un ampliamento della platea rispetto all'introduzione, quindi, dell'installazione di fotovoltaico. E anche questa cosa che hai perfettamente ragione, insomma, questa attenzione e preoccupazione sulla disaffezione verso la sostenibilità ambientale, tutti i temi particolarmente importanti che tocchiamo anche nel dibattito politico e anche nel dibattito tra i cittadini. Passerei adesso allo sguardo invece più sul fronte sindacale. Partirei da CGIL con Ezio Coroli, che conosce bene anche lui questo mondo, e quindi inizierei con la CGIL. E a te, Ezio. Sì, grazie, anch'io ringrazio per l'invito che mi avete fatto rispetto a questo tema, direi importantissimo, e mi unisco a chi mi ha preceduto rispetto alla preoccupazione che ho. Rispetto alle cose che stanno accadendo in Ucraina, anzi sembra che nelle ultime ore addirittura si stia andando verso un'escalation di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Rispetto alle cose dette, anche io devo dire che le recenti misure del governo contro il caro energia sono sicuramente utili, e
e anch'io come gli altri che mi hanno preceduto ritengo però che forse non sono sufficienti in prospettiva ad attenuare il problema che abbiamo di fronte. Servono sicuramente interventi strutturali per uscire dalla dipendenza energetica proveniente soprattutto dall'estero, da fonti derivanti dai combustibili fossili. Perché? Perché dico questo? Credo che recenti studi di settore ci dicano che l'effetto di questo aumento sulle bollette proseguirà fino alla fine del 2023. Quindi credo che non possano in qualche modo bastare i provvedimenti presi. E permane evidente situazione di un doppio effetto negativo che si hanno rispetto a questi aumenti nei confronti, io parlo ovviamente dei consumatori, dei lavoratori, delle famiglie, dei pensionati. L'effetto diretto appunto, avete detto benissimo anche voi, diretto di questi aumenti spropositati sulle bollette di luce e di gas, e quello, devo dire, indiretto derivato dall'aumento degli altri beni di consumo che molto spesso le imprese, giustamente, in un regime che stiamo attraversando di tentativo di ripresa economica, magari riescono, per via del fatto che hanno aumenti dei costi dell'energia, non dico sempre, ma comunque in qualche modo a ribaltare sui beni che producono, sia essi siano semilavorati o intermedi o beni o prodotti finiti. E quindi è chiaro che le famiglie hanno questo doppio effetto, che devo dire in qualche modo, per loro mi rendo conto che è una questione che mi fa in qualche modo entrare nel merito delle questioni che mi riguardano sostanzialmente, ma è chiaro che io parlo soprattutto di queste persone che in qualche modo noi rappresentiamo. Permetto di fare anche però un'osservazione, una provocazione. Ho letto sui giornali che lo stesso Presidente del Consiglio ha recentemente dichiarato, dopo i provvedimenti, di voler magari anche intervenire su extra profitti che alcune aziende, sappiamo benissimo quali sono, hanno fatto, giovandosi appunto dell'aumento di questi costi e ribaltandosi totalmente ovviamente sui loro beni, sui beni che producono. Ovviamente sappiamo di chi stiamo parlando, credo frato che la più grande di queste aziende ci sia una partecipazione dello Stato non irrilevante. Ecco, chiudo qui da questo punto di vista. Anche io dico che è un bene il fatto che si è deciso in qualche modo di cercare di aumentare la capacità produttiva del gas, la capacità produttiva italiana ovviamente del gas, perché anche per dirvi alcuni numeri, noi abbiamo un fabbisogno di 70 miliardi di metri cubi di gas in un anno. Nei provvedimenti parlano di aumentare di 2 miliardi di metri cubi passando da 3 a 5. Capite che quali sono gli ordini di grandezza? Stiamo parlando di una parte abbastanza minoritaria della questione e che quindi sostanzialmente questa cosa si può fare, ma capite benissimo che il fabbisogno che dipende sostanzialmente per il 95% da forniture estere ci dice che è giusta la strada, abbiamo imboccato la strada giusta, ma dobbiamo, credo, fare molto di più. A tutto questo si aggiunga la capacità, diciamo così, sul fatto che questa capacità produttiva che si intende aumentare potrebbe essere messa a rischio dal fatto che attraverso degli iter burocratici non così fluidi si metta addirittura in discussione l'aumento nel medio-lungo periodo di questa cosa. Ci dicono sostanzialmente alcune fonti che questa possibilità di aumentare da 3 a 5 miliardi di metri cubi all'anno ce l'avremo nel giro di 1-2 anni. Capite benissimo che non possiamo aspettare così tanto tempo, anche perché le questioni che ci riguardano, che abbiamo sopra la testa, sono sempre più pressanti.
Sono convinto quindi che non sia sufficiente tutto quello che si sta facendo, e ovviamente sono d'accordo con chi mi ha preceduto, gli interventi sembrano più interventi puntuali per risolvere, per mettere una toppa alle questioni che stiamo attraversando, ma mancano un po' di come dire, di prospettiva, di creare degli interventi più strutturali nel medio e lungo periodo, cosa che mi sembra che ci siano delle cose in luce, ma che sostanzialmente rispetto a dove stiamo andando e come intendiamo sostituire le attuali fonti di energia che stiamo utilizzando e come e fare in modo che le fonti di energia alternative non siano più chiamate alternative, ma che siano un po', diciamo, le fonti principali di energia che avremo a disposizione per il futuro. Io mi fermerei qui. Grazie. Io non sento, scusate. Grazie, stavo dicendo Ezio, scusami Ezio Quaroli, CGL, stavo dicendo che hai toccato molti punti importanti, quindi non solo il costo diretto, ma il costo indiretto, che quindi non solo quello su luce, gas delle famiglie, ma anche quello che va sui beni di consumo, siamo lavorati, intermedi e finiti, la preoccupazione riguardo al fatto di come abbinare agli interventi puntuali che sono stati messi in campo dal governo, poi sentiremo sia da Gianluca Benamati sia naturalmente anche da Antonio le questioni anche più di prospettiva. Insieme ne ha già toccato anche sia Olivo Foglieni che Alberto Brivio anche le questioni della burocrazia, che è l'altro tema che rischia, insomma, di farci perdere, di contribuire a farci perdere competitività oppure di influire sul come costi indiretti. Passerei a questo punto a Christian Verdi, che lo ringrazio della sua disponibilità e presenza a nome di CISL, e quindi a te grazie, la parola. Sì, grazie dell'invito. Porto i saluti del nostro segretario generale Francesco Corna, che sta preparando gli ultimi dettagli del congresso che abbiamo domani, bocca mercoledì. Grazie. Quindi all'ultimo così ci siamo sentiti, e seguendo appunto come Ezio la categoria che segue anche l'energia, mi ha dato questo incarico, questo piacere nel conoscervi e partecipare a questo convegno importante su un argomento che ovviamente è sulla bocca di tutti all'ordine del giorno. Facciamo incontri con le aziende o assemblee con i lavoratori e il discorso del caro bollette ormai è l'argomento principale. Per quanto riguarda l'azienda, l'avete già detto voi, quindi è inutile ripetermi, se appunto i costi sono aumentati così tanto, purtroppo la marginalità di tante aziende, dai piccoli artigiani alle medio piccole aziende che sono, diciamo, la maggioranza sul nostro territorio, fino ad arrivare ai grandi gruppi, ahimè stanno erodendo, soprattutto negli ultimi mesi, dicembre, gennaio, tutta quella marginalità che si era creata, che si era stata dopo la ripresa con l'inizio 2021. Noi per questa cosa siamo molto preoccupati. Non so, seguo ad esempio il gruppo Radici, le aziende sul territorio, un gruppo importante per Bergamo. Negli ultimi incontri ovviamente la preoccupazione, perché tutto la quota di ricchezza messa da parte nei mesi precedenti, su gennaio e fine anno 2021, è stata completamente tolta, al punto che alcune produzioni si stanno un po' rallentando, perché la domanda è: conviene ancora produrre con questi costi? E quindi diverse aziende ci stanno appunto mettendo all'attenzione il rischio di dover addirittura fermare delle linee perché sono non produttive e non redditive in questo momento. Quindi, venendo a noi e quindi al ruolo del sindacato, la difesa e tutela dei lavoratori, insomma, la preoccupazione è tanta, perché come qualcuno di voi ha già detto, se dovessimo perdurare questa situazione, le aziende potrebbero andare in forte crisi, forte difficoltà, e leggevo appunto sui giornali, ma basta anche solo guardare sulla nostra provincia, il rischio che tantissime persone possano andare in cassa integrazione o addirittura a rischiare il posto di lavoro per cosa? Non per una mancanza di ordini, per una mancanza di lavoro sul nostro territorio, ma perché purtroppo
le marginalità sono risicate, le aziende fanno altre scelte e altre situazioni. Lavoratori che, oltre a dover gestire un'eventuale cassa integrazione, un'eventuale difficoltà in azienda, arrivano a casa e si trovano, come avete detto voi, delle bollette su gennaio, su febbraio pesantissime, e quindi per persone che hanno un reddito medio-basso la difficoltà di arrivare a fine mese è sempre, sempre maggiore. Quindi siamo realmente preoccupati. Ben venga queste prime leggi governative, appunto, che stanno andando a calmierare magari dei costi, però insomma il dubbio e la perplessità, appunto ho il piacere di essere qui con politici onorevoli e chiedo: ma è sufficiente? E soprattutto siamo arrivati in tempo? Perché andando a vedere un po' i costi, al di là del caro bollette dell'energia e tutto quello che avete raccontato, ma che purtroppo in Italia abbiamo un'incidenza fiscale, delle tasse troppo pesanti sui costi energetici, non è da oggi che c'è il caro del metano o dell'energia, è già anche da prima. Se andiamo a vedere, per esempio, sono andato anch'io a rileggermi, visto che arrivo un po' preparato, e vedo un attimino su quanto riguarda il discorso, per esempio, dell'energia elettrica. Abbiamo il prezzo complessivo fatto dal costo dell'energia, dal dispacciamento, dalla perequazione, dalla commercializzazione e dalla componente di dispacciamento. In più dobbiamo metterci l'IVA e le accise. Poi abbiamo anche invece il gas naturale, materia prima di gas, copertura dei rischi commerciali, commercializzazione, gradualità, rinegoziazione contratti, IVA, accise e tasse regionali. Se non erro, poi dopo magari io non sono così preciso, potremmo andare a vedere la percentuale di incidenza di tasse. Siamo al secondo posto con un 41% di tasse sul costo dell'energia. Basta anche solo pensare, non l'abbiamo citato fino adesso, anche al petrolio, e quindi di conseguenza vediamo la benzina come è andata alle stelle. Ecco, con tutti questi costi in aumento, la difficoltà dei lavoratori, delle persone normali che hanno uno stipendio basso, è sempre complicato arrivare a fine mese. Quindi mi auguro che la politica arrivi subito in maniera rapida, non magari con purtroppo le solite problematiche o politiche ideologiche, ma con cose concrete che facciano il bene delle imprese, dei lavoratori, insomma di tutti gli italiani, perché è una cosa fondamentale. Concludo su una cosa che avete già detto voi: siamo pronti o non pronti alla transizione energetica? È una bella sfida, dobbiamo entro 2030-2050 arrivare a convertire tutte quante le nostre imprese, ma oggi, se faccio un esempio sulla situazione che c'è a Bergamo, vedo che siamo ancora molto ma molto lontani, e mi auguro che appunto la classe politica sia così lungimirante, sia così avanti nel non risolvere solo il problema contingente dell'aumento del caro bolletta, ma inizi già a vedere questo problema come esempio e un campanello d'allarme per non trovarci anche nei prossimi anni, nei prossimi decenni, a ritrovarci in altre difficoltà, in altri problemi, e come ha detto il dottor Foglieni all'inizio nell'introduzione, dover magari in un futuro non parlare più di industria, di produzione, ma solamente di commercializzazione o di terziario, no? E perdere il nostro tessuto sociale importante che su Bergamo conosciamo tutti. Grazie mille. Beh, bene, davvero, Cristian, anche a te per l'intervento. Direi che hai dato anche molti contributi che poi daremo anche sia Gianluca Benamati che Antonio, e poi anche nelle conclusioni a Leila, soprattutto anche per il quadro complessivo di che cosa, quindi non è solo un tema legato esclusivamente al costo, non abbiamo affrontato anche il costo sull'impatto del sistema pubblico, nel senso che abbiamo visto anche le manifestazioni dei sindaci e soprattutto questa preoccupazione di riuscire a continuare a sostenere il mondo manifatturiero, perché non possiamo essere un paese che
compete solo diventando un paese, soprattutto che promuove più l'attività di servizi, magari mortificando quella manifatturiera. Darei adesso la parola ad Angelo Nozza, che della UIL, e prima poi di passare la parola a Gianluca Benamati, ad Antonio e Gianluca Benamati, devo restituire la parola a Davide Casati, che nel frattempo ha già ricevuto un po' una serie di domande da chi ci sta ascoltando. Intanto, Angelo, grazie davvero della tua presenza. Prego. Grazie a te, Elena, grazie a voi. Buonasera. Allora, io ho ascoltato attentamente quello che è stato detto finora, è difficile non essere d'accordo ovviamente. Non sto a ripetere tutti gli impatti che possono generare questi aumenti indiscriminati di costo dell'energia, del carburante e tutto quello che è collegato. Cioè, io opero a Bergamo, vengo da un settore che sono i metalmeccanici, a suo tempo ho fatto il segretario per una decina d'anni, quindi conosco bene, almeno credo, il settore manifatturiero in generale. Penso che il rischio di perdita di posti di lavoro e di attività sia più che lontano, cioè è vicino a questo rischio, perché non possiamo reggere a lungo, secondo me, una situazione del genere. Nell'industria, nei trasporti, in tutto quello che è il settore produttivo, ma anche nel settore terziario e soprattutto nelle famiglie. Ecco, io penso che però bene ha fatto il governo a prendere quelle decisioni. Penso che però non sia normale in un paese dell'Europa che il governo tutte le volte ci metta dei soldi per coprire i disagi. Penso che in questa fase qualcuno ci ha speculato su, ci ha guadagnato, e io sono proprio d'accordo ad andare a chiedere i soldi a quelli che hanno speculato e guadagnato su una situazione di difficoltà dei cittadini e delle imprese. Penso che il settore energetico insieme alla rete idrica e alle comunicazioni debbano essere strategici per il nostro paese, ancora di più per l'Europa, ma anche per il nostro paese, perché adesso non siamo in una situazione di normalità dove possiamo decidere di affidare la gestione di questi settori a persone che non sappiamo bene chi siano, società che non sappiamo bene chi siano. Perché io non so voi, ma le telefonate che mi arrivano dal mercato libero dell'energia, sul cellulare, a casa, sul computer, dappertutto arrivano, non so neanche chi siano, questi qui si propongono. Poi va bene, lasci perdere, però il settore dell'energia deve avere delle regole chiare che siano comprese da tutti e soprattutto siano uguali per tutti, perché altrimenti rischiamo davvero di creare delle disparità incredibili, perché abbiamo ancora una fetta di paese che non è attento a quello che può succedere nel caso di uno sottoscrivere un contratto con qualcun altro. Purtroppo abbiamo buona parte del paese che non è ancora nelle condizioni di saper leggere i contratti e rischiamo anche lì delle passatemi il termine, delle fregature solenni che poi recuperare è difficilissimo. Quindi penso che settori strategici che però hanno bisogno di collocarsi in Europa, perché l'Europa non è solo quella del PNRR, è anche quella che deve garantire le risorse anche energetiche in caso di problemi. Stasera ho visto prima il telegiornale, intanto che aspettavo di collegarmi, si vocifera addirittura il costo del petrolio $150 al barile, che se fosse così è un disastro. L'energia non dà segnali di calo. Noi abbiamo situazioni diverse in Europa, non mi ricordo chi l'ha detto, però è vero. Poi io con gli amici dei paesi dell'est non è che vada molto d'accordo, nel senso che sembra che ci insegnino le cose, ma in realtà fanno quelle cose proprio perché non pagano il giusto a chi lavora in quelle situazioni, non è la stessa cosa. Per esempio, però, ho visto che la Francia, litigando con EDF, che lei nel francese, ha stabilito un massimo del 4% di aumento, 4,5%. Quanto può incidere il nostro governo su Enel? Domanda, perché io non lo so, sono proprio, da questo punto di vista, sono proprio all'oscuro. Abbiamo una situazione che, soprattutto Bergamo, ha a livello di produttività che forse è il più alto, appena sotto la Germania, Bergamo da sola, e non possiamo rischiare di perdere un patrimonio del genere con tutte le persone che ci lavorano, perché io lo dicevo anche nell'assemblea,
non ho il problema di garantire il proprietario dell'azienda, ho il problema di garantire chi in quell'azienda lavora, perché quello è il nostro lavoro. Quindi in questa situazione poi va a collocarsi questo innamoramento giusto della transizione energetica, che noi come sempre in Italia le facciamo per far vedere che siamo bravi, ma forse senza pensare prima costruire la condizione per arrivare veramente a una transizione energetica governata. Perché io leggevo oggi gli incontri col gruppo Stellantis per il problema del settore auto, ma il problema della transizione energetica, faccio l'esempio dell'auto elettrica, non riguarda tantissimo le aziende grosse, riguarda tutto l'indotto che lavora per costruire i dettagli delle macchine del vecchio sistema, quindi anche lì avremo dei particolari problemi di occupazione a rischio se non si comincia a costruire, come si può dire, in contemporanea al cedere un settore l'alternativa a quel settore. Bisogna fare un lavoro fatto bene, perché altrimenti davvero rischiamo di essere proprio bravi a fare tutta questa trasformazione lasciando per strada chi non c'è riuscito a starci dietro. I sindaci hanno protestato, posso fare una battuta cattiva, i sindaci hanno protestato, hanno spento le luci, però io alcuni di quei sindaci li chiederei, se ti dicono di costruire un termovalorizzatore sul tuo territorio, tu sei d'accordo? La mia sensazione è che non è così. Quindi se lo vogliamo costruire un sistema che utilizzi energia rinnovabile, che funzioni, che sia performante rispetto al problema di risorse energetiche, dobbiamo costruire un sistema che sia condiviso da tutti i cittadini, non solo dalle imprese, piuttosto che dalla politica, piuttosto che deve essere una cultura comune a tutti, perché altrimenti avremo sempre chi cerca di fare qualcosa e chi brucia poi quello che viene realizzato dai pochi che si impegnano. Questa è un po', secondo me, la situazione, perché altrimenti davvero rischiamo. Sarebbe utile, ma ad esempio, una governance europea sul costo dell'energia, perché così che la Polonia non faccia pagare il 20% rispetto a noi, piuttosto che altri facciano pagare ancora di meno. Quindi anche qui si potrebbe fare, secondo me, se tutti sono d'accordo, perché altrimenti non funziona. Si enuncia l'intento, ma poi non funziona. Quindi, ripeto, bene ha fatto il governo, ma secondo me non si può pensare che tutte le volte che l'energia aumenterà, perché aumenterà ancora, il governo ci mette dei soldi per tenere calmierati i prezzi, perché non ha, alla lunga non ha un senso industriale, proprio non paghiamo due volte, paghiamo l'energia più alta e anche con le nostre tasse comunque tutti insieme i soldi a chi su questa energia ci ha speculato. Mi fermo. Bene, diciamo che con l'ultima battuta che ci ha fatto, oltre il quadro che ci ha fatto vedere Angelo Nozze di Will, insomma lui dice bene, però non solo l'immissione di risorse può essere utile a coprire gli effetti sul lungo termine di quello che sta producendo il caro energia. Prima di passare quindi la parola ai cosiddetti istituzionali di cui faccio parte, darei la parola a Davide per la raccolta di domande che sono arrivate, così poi ci dividiamo tra il senatore Misiani e poi Gianluca Benamati. Perfetto, sì, grazie. Vi riporto alcune domande che stanno arrivando, alcune più di politica generale ed industriale, quindi bene poi l'intervento di Benamati, di Misiani, poi anche cose molto più tecniche. Ve le riporto tutte. La prima domanda, che riprende un po' quello che diceva Nozza prima, dice: va bene dei finanziamenti nel breve termine, ma serve che finalmente la politica ritorni ad avere quel ruolo di indirizzo e di coordinamento con vere strategie di politica industriale per il medio e lungo termine. E quindi la domanda è un po' provocatoria: siamo pronti davvero alla transizione ecologica? E come fare a fare questa transizione ecologica tenendo insieme anche il tema della coesione sociale, come detto proprio anche oggi da Letta all'interno della direzione nazionale? Una seconda domanda molto più concreta, terra terra, dice: mi spiegate bene quali sono le ragioni che hanno causato l'aumento così forte dei costi? Punto di domanda. Punto 2, è stato forse toccato prima anche da, non mi ricordo se da Verdi o da Acquaroli, sono aumentate, sembrerebbe, nell'ultima
manovra chiamato decreto sostegni ter, il prelievo delle tasse sulle rinnovabili, e invece non sono stati toccati gli extra profitti delle aziende che importano e distribuiscono gas. Come mai è vero questo? Visto che comunque queste grosse aziende invece hanno dei prezzi fissati dai contratti e quindi stanno avendo degli extra profitti che dovrebbero essere tassati. Punto 2, sembrerebbe da quello che gira anche in rete che l'Italia stia comunque esportando il gas. Come mai esportiamo il gas e non diamo la priorità al consumo interno, visto che avremmo margine per fare questo? Queste alcune domande che sono arrivate. L'ultima, che riguarda i condomini, quindi molto concreta, segnalo ai parlamentari di stare attenti ai condomini in quanto il tariffario del metano applicato per i condomini è diverso rispetto a quello che viene applicato per un'utenza domestica normale. E quindi attenzione, perché i condomini rischiano di essere ulteriormente penalizzati aumentando ulteriormente le diseguaglianze sociali. Penso di aver fatto una carrellata veloce, poi se me ne arrivano altre riprendo la parola. Grazie. Bene, direi che è inutile aggiungere altro, perché tra tutti gli interventi e le domande abbiamo molte cose da dire. Intanto a te Antonio, il primo Antonio Misiani, che è anche responsabile economico del Partito Democratico. A te la parola. Grazie Elena, buonasera a tutti quanti. Io cerco anche di rispondere a qualche domanda, anche se Benamati con la sua competenza sono sicuro che darà gran parte delle risposte attese. Allora, il punto di partenza del nostro paese di fronte a questa crisi è quello di un mix energetico che è ancora molto sbilanciato sui combustibili fossili. Noi abbiamo installato molte rinnovabili negli ultimi 20 anni, ma i fossili pesano tuttora per il 79% dei nostri consumi di energia. Il gas fa il 41%, il petrolio il 32%, il resto carbone e altro. Le rinnovabili sono poco più del 20%. Primo punto. Secondo punto, questi fossili noi li importiamo per oltre il 90% dall'estero, perché produciamo un pochino di gas, 3,2 miliardi di metri cubi l'anno scorso, e quindi il 5% del consumo nazionale, poco petrolio. Importiamo quasi tutto e importiamo moltissimo da aree problematiche dal punto di vista geopolitico. 40% del gas che consumiamo lo importiamo dalla Russia, e basta guardare i telegiornali per capire che la crisi Russia-Ucraina è anche una crisi energetica, perché la Russia ha utilizzato e sta utilizzando i rubinetti del gas come arma di pressione nei confronti dell'Europa e della NATO. Su questo mix sbilanciato dal punto di vista dei combustibili fossili si sono abbattuti i rincari degli ultimi mesi, record per il petrolio, ma ancora di più per il gas in Europa. Questi rincari sono legati a una molteplicità di fattori. Ci sono sicuramente fattori congiunturali. La ripresa è stata superiore alle previsioni e l'offerta non è stata dietro la domanda. L'OPEC ha fatto dei tagli, si sono esauriti alcuni giacimenti di gas, ma insomma c'è stato un aumento della domanda per molti versi imprevisto, legato ad una ripresa migliore delle aspettative, e questo ha avuto dei riflessi sui prezzi. Ci sono dei fattori strutturali. Il più importante naturalmente è la transizione ecologica e la decarbonizzazione. La Cina ha avviato il suo processo di decarbonizzazione. Oggi la Cina consuma gran parte dell'energia dal carbone. Se passa al gas, come sta decidendo di fare, vuol dire che aumenteranno enormemente i consumi e le importazioni di gas cinese, e questo naturalmente impatta anche prospetticamente sui prezzi. Fattori geopolitici, ancora una volta Russia-Ucraina, e fattori speculativi, naturalmente, perché la finanza in una fase di instabilità dei prezzi si è gettata ancora di più sui mercati delle commodities energetiche. Il tema del gas non impatta soltanto sul gas, ma immediatamente sul prezzo dell'elettricità. Benamati lo spiegherà ancora meglio, ma il prezzo unico nazionale dell'elettricità, per fattori che non sto a ricordare, è direttamente legato al prezzo del gas, anche se noi in realtà produciamo circa il 40% dell'elettricità che consumiamo da fonti rinnovabili. Aumenta il gas, aumenta l'elettricità. E il risultato è che noi pagavamo di bolletta elettrica
44 miliardi nel 2019, l'anno pre-Covid, 75 miliardi l'anno scorso e saliremo a 95 miliardi nel 2022. Questo caro energia, l'elettricità e il gas sta diventando da una parte una questione economica, l'hanno detto tutti gli interlocutori, noi rischiamo una vera e propria gelata sulla ripresa. Noi avevamo stime di crescita per quest'anno di oltre il 4,5%, tutti gli osservatori le stanno rapidamente riducendo. Il caro energia sta diventando una questione sociale, perché è chiaro che le bollette luce e gas stanno erodendo il potere d'acquisto delle famiglie. La contrattazione dei lavoratori dipendenti, peraltro, si basa su un indicatore di inflazione che è al netto degli energetici, e questo naturalmente nella fase di crescita dei prezzi impatta. Quindi crisi energetica sta diventando una questione economica e una questione sociale. Ora il governo in questi mesi ha stanziato risorse di per sé importanti, 4 miliardi e 7 nel 2021, 5 miliardi e mezzo per il primo trimestre del 2022. Il decreto dell'altro giorno vale complessivamente 8 miliardi, qualcosa meno per l'energia, ma insomma se mettiamo assieme tutto quanto, negli ultimi mesi siamo ormai su una cifra superiore a 15 miliardi di euro. Vi ricordo che l'intervento di riforma fiscale vale 8 miliardi di euro, quindi il governo ha messo sul piatto una cifra doppia rispetto a quella che abbiamo stanziato per tagliare le tasse. Il problema è che noi abbiamo queste risorse a fronte di un aumento dei costi per le imprese, le famiglie, i comuni e quant'altro che si misura nell'ordine delle decine di miliardi di euro. Quindi l'intervento di per sé è importante, molto rilevante. Tra l'altro è stato fatto senza scostamenti di bilancio, quindi senza aumentare il deficit pubblico, però è chiaramente insufficiente rispetto alla dimensione complessiva degli aumenti. Non si può chiedere allo Stato, naturalmente, di compensare integralmente il maggior carico delle bollette della luce e del gas, ma è chiaro che noi dobbiamo fare attenzione perché molte famiglie, a partire da quelle più fragili, rischiano moltissimo, le imprese energivore rischiano di dover rimanere ferme perché è più conveniente rispetto a una produzione completamente sballata dal punto di vista dell'assetto dei costi, e questo sta producendo conseguenze di vario genere. Ora, noi al governo in queste settimane abbiamo chiesto 4 ordini di interventi. Il primo è quello di andare avanti per quanto riguarda le misure di sostegno, di contenimento dell'aumento dei costi per le famiglie e le imprese. Abbiamo chiesto anche un intervento sui comuni. Il governo è intervenuto da ultimo con questi decreti che hanno replicato per il secondo trimestre 2022 le misure che erano già state previste per i mesi scorsi. Quindi il taglio, il congelamento degli oneri di sistema, degli oneri parafiscali, dell'IVA sul gas, il rifinanziamento e l'aumento del bonus sociale luce gas e quant'altro. Sono stati aggiunti soldi per i comuni, che rischiano però di essere insufficienti. Queste risorse, queste spese, queste misure che costano parecchi miliardi di euro sono state finanziate in vario modo. È stata aggiunta peraltro anche un credito d'imposta per gli energivori. Insomma, le misure si sono via via rafforzate per quanto riguarda il contenimento di questo aumento dei costi per le imprese, le famiglie e i comuni. Sono state finanziate in vario modo, da ultimo nel sostegno di terra anche con l'intervento a carico dei produttori di rinnovabili, come veniva ricordato. Il tema dell'oil and gas, delle aziende invece che si focalizzano sul gas e sul petrolio e che stanno avendo dei risultati economici nettamente migliori per effetto di quello che sta accadendo sui mercati, è un tema che si pone. E noi al Senato, dove si sta discutendo il decreto sostegni ter, abbiamo inserito all'interno del nostro pacchetto di emendamenti un emendamento su un contributo di solidarietà che proponiamo di chiedere alle aziende dell'oil and gas per contribuire allo sforzo di contenimento dei costi dell'energia. Ora, è una materia, come Gianluca spiegherà meglio di me, molto scivolosa dal punto di vista tecnico. La Robin Tax di Tremonti venne cassata dalla Corte Costituzionale e quindi il governo finora non è intervenuto, non per cattiva volontà,
innanzitutto per criticità dal punto di vista tecnico. Però noi riteniamo con questo emendamento che il tema vada posto, vada discusso nella discussione parlamentare del decreto e che il governo debba iniziare a dare risposte, perché non è corretto, a nostro giudizio, chiedere uno sforzo, come è giusto che sia, ai produttori di rinnovabili senza chiederlo anche a tutto il resto del settore energetico. Il secondo ordine di interventi riguarda la produzione di rinnovabili. Noi oggi produciamo, insomma, copriamo con le rinnovabili il 20% del fabbisogno complessivo di energia e il 40% della produzione di energia elettrica. Elettricità Futura ha calcolato che se noi oggi avessimo lo stesso mix energetico a cui puntiamo nel 2030, quindi non il 40% ma il 72% di elettricità prodotte da rinnovabili, la nostra bolletta non sarebbe di 95 miliardi ma di 44 nel 2022. Quindi produrre di più da rinnovabili, fotovoltaico, eolico e quant'altro, non è soltanto benefico dal punto di vista ambientale, è molto conveniente ormai anche da un punto di vista economico, perché il vento e il sole non li dobbiamo importare e perché i costi di produzione si sono drasticamente ridotti negli ultimi 15 anni. E oggi è molto conveniente produrre con fotovoltaico e eolico, non è più necessario, non è necessario come in passato incentivare questa modalità di produzione. Ci sono problemi tecnici naturalmente legati all'instabilità di queste fonti energetiche, però spingere ancora di più sulle rinnovabili è un tema anche di contenimento dei costi dell'energia. Qual è il punto? Il punto è che oggi installare rinnovabili è un calvario dal punto di vista burocratico, nonostante gli interventi di semplificazione che abbiamo adottato nei mesi scorsi, e stiamo andando ad un ritmo lentissimo. Noi dovremmo installare 70 gigawatt fin da qui al 2030, quindi 8 all'anno di rinnovabili per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, del Piano Nazionale Energia e Clima, che peraltro sono sottodimensionati rispetto al Green Deal europeo, ma su 8 ne stiamo facendo 1. Stiamo andando ad un ottavo del ritmo che sarebbe necessario. E questo è un tema drammaticamente importante da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. Terzo punto, qui il governo ha risposto nel decreto varato l'altro giorno, l'aumento della produzione nazionale di gas, che nella transizione non può e non deve essere un tabù. Non ci cambia la vita, perché parliamo di qualche miliardo di metri cubi sul consumo nazionale che supera i 75, ma con quella produzione aggiuntiva noi possiamo magari fornire gas a prezzi calmierati a settori energivori, insomma anche quello aiuta. Bisogna diversificare le fonti di approvvigionamento e meno male che abbiamo il TAP che porta gas dall'Azerbaigian e che oggi già copre il 10% del nostro fabbisogno e da lì può passare, da quei tubi può passare più gas, e comunque abbiamo un tema di diversificazione per allentare la dipendenza dalla Russia nelle forniture di gas. Quarto punto, abbiamo un tema anche di efficientamento energetico del nostro sistema. L'Italia non è un paese di per sé energivoro, perché siamo molto relativamente efficienti rispetto ad altri paesi per unità di PIL, però possiamo ulteriormente migliorare i nostri indicatori. Ora, gli ecobonus e superbonus, che sono stati abbastanza riaggiustati per quanto riguarda il tema della cessione del credito dal decreto varato l'altro giorno, comunque scadono al 2025, il superbonus e l'ecobonus al 65%. Il superbonus c'è un decalage perché arriva al 110 nel 23, 70 nel 24, 65 nel 25. Qual è il punto? Che noi però dobbiamo traguardare molto più in là per l'efficientamento energetico degli immobili. Dobbiamo costruire un piano di lungo periodo anche di efficientamento del parco veicolare italiano, che è vecchissimo, consuma e inquina. Serve una strategia di medio-lungo periodo anche per quanto riguarda il contenimento dei consumi di energia nel patrimonio immobiliare, nel parco auto, veicoli commerciali e anche nel sistema produttivo, e qui siamo a metà del guado e dobbiamo fare scelte di più ampio respiro.
Grazie davvero, grazie molto Antonio. Direi che a moltissime delle questioni che sono state affrontate, non solo ci hai dato un quadro dal punto di vista della situazione attuale, in parte anche prospettica rispetto alle cose che dobbiamo fare. Gianluca Benamati, a te. Gianluca Benamati è anche capogruppo in attività produttiva, è anche stato insieme ad altri colleghi estensore anche di una proposta e anche delle proposte contenute poi in un documento del Partito Democratico con una risoluzione. E sono molte le cose che abbiamo così da completare oltre al quadro dettagliato che Antonio ci ha già fornito, quindi a te, prenditi anche tu il tempo che ritieni necessario. Prego Gianluca, grazie di cuore. Sì, grazie, grazie a tutti. Mi sentite? Sì, spero di sì, perché sono in albergo, la connessione è quella che è. No, allora, grazie a tutti, è stato detto molto. Io riparto dalla questione che diceva Antonio. Siccome credo personalmente che la questione del caro energia sia un'emergenza nazionale e non lo sia tanto per le famiglie, su cui grava moltissimo, ma diciamo in un momento come questo, questo peso può essere in parte alleviato per i più deboli, ma lo sia proprio per il sistema industriale, perché a questi costi una serie di filiere industriali, specialmente quelle più esposte alla competizione internazionale e che hanno nell'energia una voce di costo importante, rischiano di finire, se il prezzo rimane così alto, fuori mercato. Allora, come ci siamo arrivati, lo diceva un po' Antonio, allargo un po' la discussione. Noi siamo arrivati a questi prezzi perché dobbiamo, diciamo, fare un punto. Noi oggi paghiamo l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso dai 250, quindi parlo del costo dell'energia, ai 300 euro per megawattora. Il gas si attesta fra gli 80, attorno agli 80 euro per megawattora. Vorrei ricordare che nel 2020, l'anno della pandemia, il costo del gas in agosto del 2020 si situava attorno ai 15-20 euro per megawattora. Il costo della corrente elettrica stava attorno ai 50-60-70 euro per megawattora. Abbiamo avuto quindi una moltiplicazione di un fattore 4 principalmente, 4-5 principalmente, dovuta a una ripresa forte della domanda dopo i blocchi sanitari, dopo i lockdown, all'esistenza di un mercato molto liquido, perché negli ultimi anni oltre il tubo si è diffuso grandemente nel mondo del gas il tema del GNL, quindi del trasporto via nave del gas allo stato liquido, e anche in conseguenza di una riduzione degli investimenti nel settore dell'oil and gas, dovuti sia alla situazione pandemica, sia alla minore attrattività di questo settore nell'ambito delle proposte, dei programmi di decarbonizzazione, la caduta degli investimenti ha fatto sì che la domanda impetuosamente in crescita di idrocarburi gassosi non trovasse una pronta risposta nell'offerta. In più, l'abbandono un po', la riduzione dell'importanza dei tubi per favorire, che ha favorito le navi, quindi il mercato liquido a livello globale, ha premiato quelle aree in cui la ripresa è stata più tumultuosa, il lontano oriente, la Cina, che hanno pagato prezzi più alti, quindi le gasiere andavano in estremo oriente. Adesso vengono in Europa perché i prezzi sono alti qua. Quindi c'è stato un disallineamento domanda-offerta, soprattutto nell'oil and gas, che ha
prodotto una bolla speculativa, una bolla di incremento dei prezzi sul gas. Il gas traina l'energia elettrica, inutile che ci prendiamo in giro. L'Europa come continente, come Unione Europea, ha le sue fonti principali energetiche nel nucleare, negli idrocarburi, quindi nei combustibili fossili e nelle rinnovabili. I diversi paesi hanno dei mix differenti, però questa è la situazione. L'Europa consuma 500 miliardi di metri cubi all'anno e l'Italia ne consuma, si diceva prima, attorno ai 70 e stanno scendendo dall'inizio degli anni 2000. Nell'inizio degli anni 2000 consumavamo molto di più, adesso consumiamo molto meno. L'Europa, prima che l'Italia, si è trovata esposta a questa situazione, per cui il tema della Russia non è un tema solo, diciamo, di geopolitica, come vediamo adesso in Ucraina, è un tema economico. Tempo fa noi rinunciamo al South Stream, i tedeschi attendono il Nord Stream. Ricordo a tutti che il gasdotto che porta il gas a Tarvisio passa per l'Ucraina. Ora, l'Europa si è trovata in fortissima difficoltà ancora prima che l'Italia. L'Italia, all'interno di questa, dei mix europei, ha una situazione che non è affatto, da un punto di vista del portafoglio energetico, la peggiore. L'Unione ha iniziato un percorso verso la decarbonizzazione. Tutta una serie di paesi che non hanno il nucleare o hanno il nucleare in via d'uscita, come la Germania, e che hanno sempre usato combustibili fossili pesanti, come il carbone, stanno riconvertendo la loro economia a rinnovabili e fossili. L'Italia dal 2017 ha fatto la scelta, con la strategia energetica nazionale, col piano nazionale integrato energia e clima, di avere un sistema energetico per i prossimi 20 anni, perché i sistemi energetici si definiscono quantomeno per 20 anni, basati sulle rinnovabili e sul gas. Antonio Misiani ci ricordava i punti: il 20% della penetrazione delle rinnovabili sui consumi globali nel 2020, abbondantemente, diciamo, superato, perché noi avevamo il 17% come obiettivo, il 30% che sarà da rivedere a rialzo nel 2030, il 37% dei consumi, circa poco meno del 40% di produzione elettrica da rinnovabili nel 2020, che diventerà poco meno del 60% nel 2030. Noi siamo su quella strada. Il nostro sistema per le rinnovabili si appoggia come elemento di continuità al gas. È uno dei sistemi migliori dal punto di vista ambientale, nell'elemento di transizione, ovviamente. Il fossile è un combustibile di transizione che nella seconda metà del secolo lascerà spazio ad altri mix energetici. Allora, cosa sta succedendo da noi? Perché noi sostanzialmente abbiamo avuto questa esplosione perché, come si diceva, il nostro sistema ha avuto delle falle. Allora, innanzitutto stiamo parlando del fatto che ci sono ragioni contingenti e ragioni strutturali. Le ragioni contingenti le ho indicate prima, cioè il fatto che la domanda non riesce a seguire l'offerta, e su questa è intervenuta la Commissione europea, dando una linea guida a tutti i Paesi membri che, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, tutti i settori esposti a concorrenza internazionale potevano essere aiutati dai governi nazionali mediante un intervento sui componenti parafiscali e fiscali sul costo dell'energia. Quindi le indicazioni del governo italiano, le azioni del governo italiano non sono state indicazioni e azioni che ha svolto solo l'Italia. L'abbattimento degli oneri generali di sistema, perché è vero quello che diceva il rappresentante sindacale prima, mi pare Casati, il costo dell'energia finale è dato dal costo del prodotto energia, più i costi accessori per la sua commercializzazione, la distribuzione, il trasporto, la distribuzione stessa, più la fiscalità, quindi le tasse, più gli oneri non direttamente fiscali, però che ci stanno sopra. Esempio, il costo delle rinnovabili,
o delle componenti per lo sviluppo dei sistemi avanzati. Ecco, la Commissione europea ha indicato ai paesi, per calmierare subito questo aumento, l'azzeramento di queste componenti. Ed è lì che noi stiamo spendendo la cifra che sempre Antonio indicava prima. Siamo ormai sull'ordine di più di 15 miliardi in 6 mesi. È sostenibile questo? No, non è sostenibile, perché è come togliere l'acqua in mare con un cucchiaino, cioè non si può. Allora, da questo punto di vista è chiaro che servono misure strutturali che abbassino l'esplosione dei prezzi. Allora, ci sono alcuni temi che vanno messi in campo. Oggi un megawatt ora di energia elettrica da fotovoltaico si produce e commercializza con 70-80 megawatt ora, euro per megawatt ora. Non me lo sono inventato, basta guardare le aste che fa il GSE. Noi in asta attribuiamo delle capacità di potenza da installare con contratti a lungo termine, e questa è la remunerazione, che è molto inferiore al prezzo che si forma sul mercato. Perché il prezzo che si forma sul mercato, quando diciamo si compra l'energia all'ingrosso, è determinato dal costo dell'ultimo impianto che entra in servizio, quello del prezzo marginale cosiddetto, che fa il prezzo per tutti. Allora ci sono tecnologie come le rinnovabili che hanno degli alti costi, diciamo capitale, perché costano molto per l'impianto, ma hanno dei bassissimi costi di esercizio, che una volta che sono messe in servizio con ammortamenti idonei, remunerazione dell'investimento, poi sono poco sensibili alla variazione dei prezzi, delle commodity. Ci sono altri, come il termoelettrico invece, che hanno minori costi di installazione ma hanno altissimi costi di gestione. Un impianto termoelettrico a gas è molto più sensibile al costo del gas di un impianto fotovoltaico. Però la formazione dei prezzi oggi risente della guida del termoelettrico. Per questo ci sono delle storture, per esempio, nel mercato. Per questo, per gli italiani, potenziare le rinnovabili con aste dedicate ad immettere sul mercato a prezzi a lungo termine, con prezzi diciamo previsti all'inizio, può essere un modo per contenere il caro energia elettrica. Le rinnovabili da noi sono abbastanza ferme. Ma questo non è un problema del momento, è che dal 2017, quando abbiamo costruito la SEN, la Strategia Energetica Nazionale, noi abbiamo lanciato un programma che doveva realizzare 70 gigawatt, 70.000 megawatt in 13 anni, e quindi dovevamo marciare 6-7 gigawatt all'anno, 6.000-7.000 megawatt all'anno. In questi anni, dal 19 in poi, stiamo marciando a circa meno di un gigawatt, meno di 1000 megawatt all'anno. Cioè la penetrazione delle rinnovabili si è fermata. E questo è un primo punto strutturale che non va bene, perché se il nostro sistema fino agli anni 30 sarà gas e rinnovabili, e le rinnovabili sono meno sensibili alle commodity, noi dobbiamo installare rinnovabili, fotovoltaico, eolico, geotermico, e produrre energia elettrica, che può essere con i contratti a lungo termine anche veicolata alle imprese che possono partecipare alla realizzazione di quegli investimenti, come chiede anche Confindustria, una compartecipazione ai costi, e nel tempo, nei 20 anni di lavoro di quell'impianto, può raffreddare il prezzo dell'energia elettrica, lasciando magari le oscillazioni agli impianti più collegati al gas. Questo per l'energia elettrica è una discussione che si sta affrontando, anche ARERA si sta ponendo il tema. Su questo ovviamente ci sono stati anche degli extra profitti,
Perché se io produco a 70-80, ma sul mercato vendo a 180, si produce l'extra profitto. Non è che sia una cosa negativa per le rinnovabili, si produce, non c'è poco da fare. Così, naturalmente, è ovvio come si può produrre extra profitto anche in altra maniera, facendo compravendita di gas. Ma adesso parliamo di energia elettrica. Da questo punto di vista, anche inseguire gli extra profitti va bene, però bisogna intervenire sui meccanismi che impediscono la creazione di quei profitti elevati. Perché comunque quei profitti qualcuno li paga. Vuol dire che nella formazione del prezzo c'è una stortura. Guardate, questa situazione che vi dicevo, quella di far penetrare le rinnovabili, acquistare energia con contratti a lungo termine a prezzi fissi, è un po' l'equivalente di quello che fa la Francia con il nucleare, perché non prendiamoci in giro. EDF è 100% Stato francese. I reattori nucleari sono 100% dell'EDF, ergo l'energia prodotta da quei reattori è 100% dello Stato francese, che in linea col diritto comunitario lo rilascia ad un prezzo equo sui costi di produzione. L'Italia, che non ha il nucleare, può fare altrettanto, per esempio, favorendo quelli che si chiamano i PPE, i contratti di acquisizione a lungo termine, sia pubblici che privati, in questa maniera. Noi abbiamo il GSE, che può essere lo strumento, abbiamo la contrattualistica pubblico-privato, dobbiamo fare rinnovabili per tenere il prezzo dell'energia elettrica sotto controllo. E dobbiamo anche evitare però gli abusi, perché guardate, se io avessi un impianto di quelli che sono stati realizzati nel 2010-2011 con 300 megawattora di incentivi oggi in funzione e vendessi a 200 euro, avrei un margine di 500 euro al megawattora. Quindi capite che le storture possono stare dappertutto, non è colpa di nessuno, è il meccanismo che va messo in campo, ma sulle rinnovabili bisogna puntare. Poi c'è il tema del gas. Anche qui l'Italia ha due temi col gas, che su questi 70 miliardi di metri cubi che consuma all'anno deve avere una garanzia di affidabilità nelle forniture. Guardate, noi abbiamo lavorato su questo come paese, non è vero che non abbiamo lavorato, perché pochi sanno che nel 2021 è venuto a mancare sul mercato italiano l'apporto del Mare del Nord. Cioè ci sono scomparsi in un anno 11 miliardi di metri cubi di gas. Quello che arrivava dall'Olanda e dal Mare del Nord si è ridotto di circa 11 miliardi. Ce ne siamo accorti? Non molto. Perché? Perché è entrata in servizio la TAP, la Trans-Adriatic Pipeline, che ha portato in Italia circa 10 miliardi di metri cubi, perché abbiamo rafforzato la partnership con l'Algeria e l'Algeria è diventato il secondo fornitore italiano. Quindi siamo riusciti a compensare quello che abbiamo perso senza far aumentare la dipendenza dalla Russia, che per noi per esempio è inferiore rispetto alla Germania, è il 40% del nostro fabbisogno, la Germania è poco meno del 60%. Ho sentito una discussione prima. È vero che la produzione nazionale oggi è bassa a 3,5 miliardi di metri cubi. L'obiettivo è di portarla a 7-8 nel giro di 2 anni, perché purtroppo il ferro ha dei tempi per essere mosso. Ma se noi riusciamo a aumentare di 5 miliardi di metri cubi l'estrazione interna e riusciamo a raddoppiare la TAP, solo con queste due con questi due interventi, che però hanno un respiro pluriennale, noi riduciamo la dipendenza dell'Italia della metà dalla Russia. Della metà. Portiamo la Russia, che oggi fornisce circa 27-28 miliardi di metri cubi, sotto i 14-15 miliardi di metri cubi. E tanto è poco? Aumenta l'autonomia del paese. Sul gas c'è un altro tema, c'è un altro discorso da fare. Il gas ha dei prezzi molto variabili, perché ha dei mercati giornalieri e c'è un mercato europeo non particolarmente fluido. Non mi ricordo chi lo ha detto prima,
sia la corrente elettrica, ma anche il gas, in alcuni periodi, prima volta nella storia, nei mesi passati, hanno avuto un prezzo più basso che all'estero. Il prezzo all'ingrosso in Olanda si chiama TTF del gas, quello in Italia si chiama PSV. Storicamente il PSV è sempre stato molto più alto del TTF, perché c'era il mare del nord, perché c'erano i costi di trasporto arrivare in Italia, eccetera. Ultimamente con questo tipo di diversificazione italiana, i costi, anche perché con TAP è stato fatto un contratto a lungo termine indicizzato, ci sono stati i momenti in cui l'energia elettrica, ma anche il gas, sono andati verso nord. Oggi abbiamo ancora dei problemi. Abbiamo dei problemi perché della formazione del prezzo nel mercato italiano, a volte il mercato italiano, che sulla base annua non ha problemi di approvvigionamento, abbiamo gli stoccaggi fra i meglio riforniti d'Europa, è corto, è poco liquido e risentiamo ancora dei prezzi di trasporto dal nord. Allora probabilmente c'è da modificare il mercato, da rendere più liquido il mercato giornaliero. Noi queste cose le abbiamo chieste al governo, le abbiamo chieste al governo anche recentemente, cioè di intervenire con misure strutturali a fronte di quelle congiunturali al momento. Col decreto salva bollette, l'attuale decreto, il governo ha cominciato ad andare in questa direzione. Quindi non solo ha riconfermato le misure di intervento per il primo e secondo trimestre del 2022 per mitigare i costi dell'energia sugli oneri di sistema e sul fisco, quindi sull'IVA, e lo fa sia per il gas che per l'energia elettrica, e ha mantenuto la linea che si è avviata all'inizio dell'anno di includere in questo anche le aziende sopra i 16,5 kW di potenza installata, che sono tutte le PMI. Questa è una cosa che ha chiesto fortemente il Partito Democratico, perché ci sono tre grandi categorie, i domestici e le microimprese sotto i 16,5 kW di potenza installata, i grandi energivori con grandi consumi che hanno tre meccanismi di tutela, che sono gli interconnector, l'interrompibilità e gli energivori, gas ed elettrici, e poi c'è tutto il mondo delle PMI che non era tutelato. Da gennaio è tutelato anche questo e sono stato rinnovato lo sconto anche per queste categorie. Ma no, oltre a, diciamo, l'intervento puntuale che copre il semestre, e capite la difficoltà di coprire, cominciamo a ragionare sui temi. Perché sul gas si decide di aumentare la produzione nazionale, facendo anche qui un lavoro dedicato. Lo Stato, sulla base del PTSI, noi abbiamo fatto quello che è una specie di piano delle aree nelle quali si può coltivare gli idrocarburi in sicurezza, che è stato, diciamo, redatto dal governo sotto indicazione del Parlamento. Lì si può estrarre e si può coltivare idrocarburi, si lancia un piano per l'estrazione di questi idrocarburi, si farà, il GSE farà un piano pluriennale di acquisizione di quel gas che terrà conto degli investimenti, dei costi, eccetera, e remunererà coloro che decidono di vendere al GSE in maniera corretta, ma poi girerà quel gas alle aziende e alle imprese italiane che ne hanno bisogno. È un punto di partenza importante che coinvolge l'impresa, cerca di calmierare i prezzi, va nello strutturale. In più, da quest'altro anno, gli stoccaggi italiani saranno riempiti di più. Arriveranno al 90%. E l'uso degli stoccaggi, oggi sapete che noi abbiamo 12 miliardi di metri cubi di stoccaggio. Dobbiamo arrivare sempre a gennaio avendone 5 di riserva, quindi abbiamo profili di rilascio perché abbiamo le riserve strategiche e non vogliamo, diciamo, mettere il paese nelle condizioni di 15-16 anni fa, quando eravamo veramente
alla crisi del gas, quindi eravamo in condizioni quasi al freddo, però diciamo, utilizzando questi stoccaggi, caricandoli di più, avendo sistemi anche di controflusso, quindi di caricamento durante il periodo invernale e quindi di rilasci diversi, si può, diciamo, aiutare la liquidità del mercato, contenendo i prezzi. Guardate, c'è stato un giorno in gennaio che ha fatto capire tutto a tutti, il 12 gennaio. I prezzi del TTF, cioè il costo del gas del Mar del Nord, e del PSV, cioè il costo del gas in Italia, erano praticamente appaiati. Quel giorno il PSV è andato a 90 euro e il TTF è rimasto a 73, perché sul mercato italiano in quelle giornate c'era richiesta di gas ma non c'era gas in vendita. Gli stoccaggi non rilasciavano, le quantità in arrivo erano sempre quella, c'era una domanda enorme, piccoli volumi hanno creato esplosioni di prezzo, perché sul mercato all'ingrosso poi succede questo. Allora io credo che anche qui gli stoccaggi potrebbero essere domani un elemento di cuscino per questo tipo di operazioni. Ma sul gas si va in questa direzione, cioè produzione nazionale, acquisizione con remunerazione degli investimenti e dei costi, trasmissione al sistema delle imprese di quello. Questa è una misura strutturale. Dobbiamo fare la stessa cosa anche con l'energia elettrica, a mio avviso. Molto fotovoltaico, molto eolico, molte rinnovabili, con costi fissi, definiti, quindi remunerazione dell'investimento, remunerazione ovviamente remunerazione dell'investimento, quindi dei costi e una marginalità giusta, acquisizione della corrente e rilascio a prezzi diciamo sostanzialmente di costo, a quelli che si sono acquisiti, non a prezzi di mercato spot. Questo è un modo per calmierare, è un modo che sia le forze sindacali, sia il mondo dell'impresa chiedono. È un momento su cui si sta muovendo anche il governo. Noi l'abbiamo sollecitato, e qui mi fermo perché sono stato lungo, lo abbiamo sollecitato con un documento parlamentare che abbiamo firmato in tantissimi, una posizione del nostro partito. Noi chiediamo anche, e lo dico in ultimo, che ci sia una riflessione sulla fiscalità, lo diceva prima Antonio, lo diceva bene, nel momento in cui la transizione ecologica, qui vorrei smontare anche qui una fake news, certo che la transizione ecologica costa, e sono d'accordo con chi ha detto all'inizio che se non c'è la sostenibilità sociale la transizione ecologica non esiste. Ma noi dobbiamo fare transizione socialmente sostenibile. Ma le cause di aumento del prezzo dovuta all'aumento, per esempio, della CO2 sono fra un quarto e un quinto degli attuali aumenti. Non sono quelli la causa scatenante di questa fiammata di prezzi. E dico un'altra cosa, poiché tutta l'Europa va in quella direzione, gli aumenti della CO2, e quindi che fanno lievitare un po' il prezzo dell'energia elettrica, sono aumenti uguali per tutti, come per noi, come per i tedeschi, anzi per i tedeschi di più, perché loro hanno il carbone che devono abbandonare. Quindi da questo punto di vista non è un fattore di perdita di competitività all'interno dell'Unione. È un problema quando ci si confronta con i paesi extra Unione che questi costi non li considerano, come sanno molto bene anche i sindacati. Cioè l'impronta ambientale dei prodotti extra UE non può più essere trascurata, come non può più essere trascurato il costo dei diritti dei lavoratori nei prodotti extra UE, e sono tutte realtà che questa l'Unione deve affrontare. Però dicevo, in questo una parte dei costi della transizione ecologica deve anche cessare di essere sui consumatori di energia, perché questo è un obiettivo paese, almeno questa è una mia visione. Se l'obiettivo è paese, allora concorre in parte anche la fiscalità generale, che non vuol dire che devi ripagare tutto, ma una parte deve essere alleviata dalla fiscalità generale. E poi la bolletta deve essere ripunita da tutti i costi impropri e tutti i costi veri, dalla distribuzione al capacity, devono essere ottimizzati per essere i più bassi possibili. Se ci muoviamo così,
prendiamo questa occasione per stabilizzare ulteriormente il nostro sistema. Misure contingenti subito e misure, diciamo così, di medio periodo. Scusate se sono stato lungo, ma volevo dare un quadro che dal mio punto di vista spero sia abbastanza ampio. Perfetto Elena, magari riporto alcune domande, le ultime che sono arrivate, e in più so che c'è Foglieni di Confindustria che vuole aggiungere una domanda poi anche a Benamati, quindi vi aggiungo queste che sono un po' le ultime e poi chiedo a Leila Ciarà che farà anche le conclusioni, poi eventualmente di recepire quelle alle quali non sarà data risposta eventualmente. Allora, una domanda molto operativa di un cittadino che chiede: com'è possibile che ci siano differenze così alte tra i vari distributori? Sottolinea che nelle tra le più alte spesso è anche il doppio di altri, tra virgolette, concorrenti. Un nostro iscritto sottolinea che è possibile scollegare il prezzo del gas da quello dell'energia, basta modificare le regole ARERA e quindi serve la volontà politica di intervenire. È una domanda ovviamente che pongo. Quindi il tema dell'ARERA, come si può incidere sulla normativa ARERA per modificare le normative che ci sono oggi. Poi c'è chi ritiene che il costo del gas dipenda dalla borsa di Amsterdam e quindi come mai siamo così dipendenti se non ci sono altre strade, a maggior ragione con una strategia europea che il PD si dovrebbe intestare. Poi ultime due, come mai non si rimodula l'IVA tenuto conto che l'aumento del prezzo genera poi anche un aumento dell'IVA per lo Stato e quindi perché non intervenire e rimodularla. E infine un nostro iscritto dice: negli anni 70 durante l'austerity ci siamo impegnati a consumare meno energie, perché oggi non ci si pone il tema di vivere riducendo il consumo dell'energia e si dà per scontato che la dobbiamo consumare. Io le domande da internet sono esaurite, quindi faccio aggiungere quella anche di Foglieni e grazie a tutti i relatori per gli ottimi interventi. Prego Foglieni. Grazie, molto gentile. Non è tanto una domanda quanto una domanda è una constatazione. Mi verrebbe da dire che abbiamo due ministeri, il Ministero della Transizione Energetica e il Ministero dello Sviluppo Economico, e io vorrei aggiungere, se fosse possibile, che le politiche energetiche non possono prescindere dalle politiche industriali, nel senso che questi due ministeri, secondo me, sono abbastanza autonomi, ma dovrebbero forse un attimino essere non scissi, ma probabilmente uniti. E diciamo, volevo esprimere un concetto al dottor Benamati, che è questo. Sicuramente si sta facendo tanto sotto un profilo strutturale per quanto riguarda il gas, perché noi siamo convinti che questa manovra vada verso questo profilo, però non dimentichiamoci che non ci arriviamo noi a un anno a 18 mesi. Cioè io sono una persona diciamo molto ottimista, ma sono anche molto realista. Sicuramente dovrebbe esserci il costo della CO2 uguale per tutti, ma purtroppo noi ci confrontiamo con la Francia, con la Germania, con la Polonia, che sono i tre paesi con cui, diciamo, in maniera manifatturiera ci confrontiamo. Questi hanno dei costi che sono la metà dei nostri. Se hanno avuto anche loro aiuti di Stato, ma lei capisce che siamo fuori concorrenza totalmente, non tanto per la CO2, ma per il costo del gas. Oggi tutta la Francia manifatturiera paga il kilowatt 0,42, noi siamo a 150 secchi. Questa è un po' la realtà. In Germania, anche lì, il governo è riuscito a calmierare, immettendo delle quote di mercato e calmierate, ciò che in Italia non è possibile fare perché non ce le abbiamo. Quindi il problema sicuramente si sta andando verso la strada giusta. Sicuramente c'è lo sforzo di tutti, ma signori, non ci arriviamo alla fine della strada qua. Cioè, guardate che se noi perdiamo la competitività e cominciamo a fermare le fabbriche, i clienti vanno dalle altre parti, non li riprendiamo più questi, perché se ferma una fonderia, se ferma una acciaieria, se ferma una metalmeccanica, guardate che a farla ripartire non è una roba che oggi si spegne, domani si accende, dopodomani si spegne. Noi perdiamo i canali distributivi, perdiamo i clienti,
non li riprendiamo più, noi depauperiamo in un anno ciò che i nostri padri hanno costruito in un secolo. Cioè questo deve essere chiaro, cioè noi praticamente in questo momento qua aiutare le famiglie è fondamentale, cioè aiutare le imprese è fondamentale per mantenere questo status che abbiamo creato con grandi sforzi di tutti, perché lo stiamo depauperando, stiamo impoverendoci senza che gli stessi autori di tutto questo, ma io parlo, non parlo solo degli imprenditori o delle famiglie o dei commercianti, degli agricoltori, ma parlo anche della stessa politica che deve muoversi in un certo ambito, perché certi determinati mesi sono essenziali. Io capisco che ci sono le risorse che ne hanno già messe in campo tante, sicuramente ci dovrà essere un ulteriore sforzo. Ma se noi in questi 4, 5, 6 mesi non riusciamo a contenere praticamente questa possibilità, noi perderemo ciò che abbiamo costruito in tanti anni. Purtroppo sono un ottimista di natura, ma devo anche essere realista, lo vedo nelle nostre aziende, nella mia azienda, facciamo fatica a sostenere, ci siamo diciamo accollati un costo talmente straordinario, ci sono dei colleghi che stanno andando a chiedere i mutui per pagare l'energia elettrica, per pagare il metano, signori. Cioè, forse non ci rendiamo conto, ci sono degli artigiani, ci sono dei commercianti, ci sono della gente che non hanno i soldi per pagare le bollette. Guardate che qua andiamo a distruggere una filiera che praticamente sarà difficile da ricostruire sotto questo aspetto. Quindi abbiamo bisogno, abbiamo necessità di urgenze sotto questo aspetto. Era giusto che lo rimarcassi, ma perché la vivo quotidianamente nella mia impresa, nel senso noi abbiamo avuto dei rincari che sono del 400%, abbiamo avuto dei rincari adesso che arrivano anche con l'energia elettrica, non è più sostenibile, non è più possibile, e vedermi bruciare una vita di lavoro, come penso anche tante altre persone, mi creda, è desolante, è sconfortante, è qualcosa in cui non poterci pensare, ci stiamo praticamente difendendo, aggrappandoci sui vetri, non so fino a quanto, adesso c'è una boccata di ossigeno, speriamo che questo ci aiuti a bypassare ancora un mese, forse ancora due mesi, ma non ci arriviamo noi alla fine dell'anno, purtroppo. Ok. Scusatemi questa esternazione un po' calorosa, ma è la realtà in cui stiamo vivendo. Lasciamo un attimo rispondere anche, se non ci sono altre domande, Gianluca, le ultime domande, le ultime riflessioni, perché poi abbiamo anche l'intervento di Leila. No, io riparto da quello che diceva il dottor Foglieni. Vorrei non essere frainteso. Allora, la situazione del gas come differenziale dei prezzi in Europa non è così drammatica. Quello è il tema dell'energia elettrica. Purtroppo, dottore, il tema è che per tirare fuori il gas da sottoterra ci vuole un tempo, cioè non è che... Quindi possiamo velocizzare, abbiamo tutti gli strumenti, però un tempo tecnico, io sono laureato in ingegneria chimica, adesso possiamo anche velocizzare la questione, ma un tempo tecnico ci vuole. Però questa è una questione che a regime, guardi, può dare, e lei lo sa perché ne discusse tanto con Regina, col sistema di Confindustria, può dare effettivamente una mano importante alle imprese che utilizzano il gas. Perché poi abbiamo la contingenza di quest'anno, però non possiamo essere esposti sempre. Bisogna prendere questa occasione per fare questa cosa. Ecco, sull'energia elettrica le dicevo l'altra cosa, che anche qui bisognerebbe fare un meccanismo di questo tipo, cioè acquisizione e rilascio a prezzi immediati, a prezzi diciamo di costo, che non vuol dire fare, chiaro che né l'Enel né altri sono di completa proprietà dello Stato, però le rinnovabili hanno dei costi accessibili. Ci sono dei gigawattora disponibili che GSE ha comprato, credo che il Ministero stia valutando, spero non devo parlare io per il Ministero, stia valutando anche il modello che abbiamo messo in campo del gas da applicare all'energia elettrica, perché poi capisce che iniziare a rilasciare a prezzi diciamo congruenti con i costi di produzione aiuta poi a calmierare il sistema. Io penso che, se ho inteso bene anche Cingolani, con una serie di gigawatt che vengono sbloccati, con una serie di
di acquisizioni già fatte dal GSE, qualcosa si potrebbe fare anche in questo senso. Poi è chiaro che quest'anno servono delle risorse. Rispondo velocemente agli altri temi per quanto io posso rispondere, poi se c'è qualcun altro. Allora, perché c'è variabilità di offerte? Penso per i clienti domestici e industriali sul mercato libero dell'energia, perché il mercato libero dell'energia ha delle offerte di diversa natura. E è chiaro che bisogna stare attenti, bisogna leggerle. In Italia c'è ancora il servizio di maggior tutela per i domestici e le microimprese. Chi ha capacità può trovare delle buone offerte sul mercato libero, chi ovviamente ritiene di stare nella tutela, diciamo, fa bene a rimanere in quella situazione, soprattutto se domestico. ARERA in questo caso non ha un prezzo amministrato. In Italia non è il governo che regola l'andamento del mercato, ma è un'autorità indipendente che è l'autorità, diciamo, per l'energia elettrica, le reti e l'ambiente. È un'autorità indipendente che si occupa appunto del funzionamento del mercato. C'è anche un portale di comparazione delle offerte, c'è un'offerta base per i domestici, ci sono le comparazioni delle offerte. È chiaro che anche qui il sistema è un po' in ritardo nel favorire la trasparenza dei venditori. Poi c'era il costo del gas a Amsterdam. Sì, tradizionalmente l'Italia, perché ovviamente ci sono dei diritti di passaggio, non esiste ancora il mercato unico dell'energia europeo, perché è una questione di infrastrutture e di regole. Il gas ha un sistema complicato, ci sono dei pedaggi per il transito all'interno dei tubi, ci sono delle regole, quindi siccome i grandi mercati di approvvigionamento gas in Europa tradizionalmente sono nel nord, ad Amsterdam, sia per le forniture del Mare del Nord, sia per i GNL che arriva, storicamente l'Italia si è regolata il suo PSV sul TTF. Sono un po' di anni in cui l'Italia, il PSV italiano, ha un andamento più autonomo. E anche qui insisto, sembra che quando parliamo di diversificare i fornitori non conti. Conta tantissimo, perché l'Italia, avendo una posizione geografica che è nel cuore del Mediterraneo, differentemente dal nord Europa, ha la possibilità di ricevere gas via tubo, quindi quello che si acquista a lungo termine, non quello che domani c'è e domani l'altro non c'è, dai paesi più svariati. L'Algeria ci ha salvato, l'Azerbaigian ci sta versando gas e probabilmente raddoppieremo. È chiaro che in questa maniera quel piccolo hub, l'Italia fa da piccolo hub meridionale, il PSV si affranca sempre di più dal TTF, però è chiaro che i prezzi in Europa sono collegati. Oggi però la situazione sul gas è oggettivamente meglio di anni fa e l'Italia in condizioni anche di sicurezza per gli stoccaggi più di altri paesi europei, soprattutto quelli dell'est. È ancora quello che vogliamo, possiamo fare di meglio, come abbiamo detto prima. L'IVA, io mi sono segnato i consumi energetici e l'IVA. I consumi energetici, lo diceva Misiani prima, l'impronta energetica dei prodotti italiani è fra i migliori d'Europa. Noi abbiamo un numero di diagnosi energetiche nel sistema industriale che è da sola più alta del resto d'Europa. Il tanto bistrattato 110%, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue carenze, con tutti i suoi controlli accessori, è una politica di risparmio energetico dedicato a uno dei grandi elementi di consumo, che è il domestico. Quindi l'Italia non è che ha ripudiato o non percorre la strada dell'efficientamento energetico nelle imprese, anche se ci sono alcune strutture come i certificati bianchi, eccetera, eccetera, però l'industria italiana sta facendo in quella direzione, stiamo investendo nell'efficientamento energetico, basta? No, bisogna fare di più. Però da questo punto di vista non mi sembra non stiamo investendo. Poi le polemiche le vedete anche voi adesso. L'IVA, certo, l'IVA sulle accise non è una gran cosa,
perché mettere l'IVA su un costo finale che contiene già accise, contiene altre componenti parafiscali, per quello dicevo prima che bisognerebbe cogliere questa occasione per ripulire le bollette, per evitare che le bollette siano gravate anche di oneri impropri. Non parlo del contributo alla guerra di Etiopia del 1935, parlo di altre cose, cioè delle tasse sulle tasse, ecco, questo sì. Questo però il governo insieme all'ARERA lo dovrebbero fare. Questo è il momento per farlo. Bene, direi che abbiamo fatto una serata particolarmente intensa e direi ricca davvero di moltissime informazioni, conoscenze e anche credo un quadro davvero molto molto completo. Davvero grazie moltissime a tutti voi e anche la capacità di rispondere domanda su domanda. A Leila arriva il compito finale, davvero ringraziando intanto di cuore sia il collega Benamati che Antonio e tutti voi che siete stati qui con noi fino adesso. A te, Leila, un po' le conclusioni e credo che a proposito di transizione ecologica avrai molto da dire anche tu. Ciao, grazie. Sì, grazie Elena. Ringrazio naturalmente tutti gli intervenuti che hanno dato vita a un dibattito veramente molto approfondito che spero che anche chi ci ha seguito su Facebook abbia potuto apprezzare. Parto da questa considerazione. Il dibattito di oggi ha dimostrato come la narrazione che purtroppo spesso ritroviamo anche sulla stampa, tale per cui il costo delle bollette, il caro energia, il prezzo che dobbiamo parlare, la transizione ecologica, come giustamente si diceva, è una fake news, nel senso che il costo, l'aumento dei costi dell'energia e quindi il caro bollette non è dovuto alla transizione ecologica che incide solo in minima parte per quanto attiene il discorso appunto della decarbonizzazione e dei costi della CO2, bensì all'aumento, diciamo, del costo degli idrocarburi sul mercato internazionale e del gas. Questa è una cosa molto importante, secondo me, da chiarire. È necessaria una contronarrazione da questo punto di vista, proprio perché, come si diceva prima, la transizione ecologica deve essere equa sul piano sociale, in questo senso deve essere anche desiderata e desiderabile, perché se noi iniziamo, non noi evidentemente, ma comunque se iniziano a circolare delle narrazioni tali per cui sarà la transizione ecologica, transizione energetica solo lacrime e sangue per colpa, no, dei costi della CO2 che vengano scaricati poi sulle imprese e sui cittadini, è chiaro che il nostro compito sarà sempre più difficile. Quindi le rinnovabili non sono il problema, sono la soluzione, perché come giustamente ricordava Antonio, se noi adesso fossimo più avanti dal punto di vista della produzione di energia da fonti rinnovabili, si faceva appunto lo scenario al 2030 ribaltato al 2022, avremmo costi delle bollette ridotti della metà. Quindi questo proprio ci dimostra in maniera evidente questa situazione. Detto questo, il dibattito ha evidenziato appunto come siano necessarie sia misure, come dire, immediate proprio per alleviare questa gravissima situazione che si sta ripercuotendo non solo sulle famiglie ma soprattutto sulle imprese, che rischia di minare la ripresa economica e addirittura mettere in crisi il sistema manufatturiero, con naturalmente dei rischi anche dal punto di vista occupazionale. Ma oltre a misure immediate sono naturalmente necessarie misure strutturali. Tra le misure immediate e le misure strutturali entra in gioco anche il meccanismo di speculazione sui prezzi o di storture che si sono create nel meccanismo di costruzione dei prezzi. Per quanto riguarda le rinnovabili, il fatto che le rinnovabili siano legate al prezzo del gas aveva una sua logica decenni fa, quando il costo delle rinnovabili era molto alto e quindi questo era una sorta di incentivo. Adesso non ha più senso,
slegare il prezzo delle rinnovabili al costo del gas, perché costa meno produrre energia rinnovabile. Quindi questa è, su questo meccanismo bisogna assolutamente intervenire, così come sugli extra profitti generati dalle speculazioni sul gas. Vero è che sul primo si è intervenuti perché nel decreto appunto sostegni ter 1,5 miliardi sono stati tratti dal settore delle rinnovabili, mentre dal settore gas e idrocarburi in generale al momento zero. Mi fa piacere quello che diceva Antonio dell'emendamento al Senato che va appunto in questa direzione. Quindi io credo, non abbiamo fatto molti nomi e cognomi, però mi sentirei di farli, che anche Enel e soprattutto Eni, che ha avuto degli extra profitti importantissimi, debbano dare, diciamo, un contributo per riequilibrare in questo senso il sistema. Non lo cambierei con un tributo di solidarietà, perché sembra quasi che sia una regalia, invece più che una regalia, diciamo, è qualcosa di dovuto rispetto a un meccanismo appunto che si è creato nella formazione appunto dei prezzi. Per quanto riguarda le misure strutturali, fondamentale la produzione di gas naturale a parità, come giustamente ha sottolineato anche oggi in Commissione Ambiente il ministro Cingolani, di consumo totale di gas, perché dobbiamo andare verso le rinnovabili, quindi la produzione nazionale non serve ad aumentare la produzione di gas, ma va a scomputo, diciamo, della nostra dipendenza dall'estero. Quindi aumentare la produzione nazionale di gas e nello stesso tempo diversificare il nostro approvvigionamento dalle fonti estere, sganciandosi il più possibile o riducendo la nostra dipendenza dalla Russia per ovvi motivi appunto di tipo geopolitico. Aumentare poi decisamente la produzione delle rinnovabili andando oltre tutti gli ostacoli burocratici, è stato fatto molto con i decreti precedenti del governo sulla semplificazione, però bisogna, diciamo, ingranare la marcia, come si suol dire, per raggiungere l'obiettivo al 2030 di ridurre appunto del 55% le emissioni di CO2. Non dimentichiamoci, anche se nessuno l'ha citato, l'idroelettrico, che storicamente nel nostro paese ha avuto un peso importante, quindi un settore che può dare ancora un suo contributo. E poi per quanto riguarda soprattutto il settore domestico, il settore agricolo, il tema dell'agrofotovoltaico e del biometano, Cingolani ha annunciato che usciranno a presto appunto bandi in questa direzione, in modo da rendere autonomo per sotto il profilo energetico il settore agricolo e magari non solo. E poi c'è un tema interessante che può riguardare le famiglie, che è il tema delle comunità energetiche, cioè l'autoconsumo, che è previsto anche appunto nel PNRR come, diciamo, uno degli asset strategici. E anche questa è una misura molto interessante, perché darebbe la possibilità alle famiglie, ma anche per esempio alle amministrazioni comunali, che adesso non lo possono fare, di produrre energia installando banalmente pannelli solari sulle coperture e quindi contenendo i costi energetici, se non addirittura rimettendo in rete appunto il surplus. Quindi le cose da fare sono molte. Come si diceva, questa situazione di crisi può essere anche l'occasione per porre ordine effettivamente in un settore che stava generando tutta una serie appunto di storture. Non ultimo, condivido molto il discorso che la bolletta deve essere ripulita dai costi impropri, anche per una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, e quindi non si può caricare la bolletta dell'energia di costi altri a vantaggio, come dire, in generale della fiscalità, anzi. Cioè dovrebbe essere appunto il contrario, come si diceva prima, cioè la fiscalità generale dovrebbe assorbire costi, diciamo, di questo
di questa transizione energetica che comunque, sottolineo ancora una volta, sono imputabili più a un ritardo nel superare il sistema basato sugli idrocarburi rispetto invece che a una, come dire, a un'accelerazione nel settore delle rinnovabili. È proprio il contrario. Quindi questo ci tenevo molto a dirlo perché è un concetto che purtroppo non è sempre così, così chiaro. Grazie. Bene, grazie davvero moltissimo anche a Leila, credo che siamo stati anche più o meno in un orario decente, sono le 11. Grazie davvero di cuore, credo che abbiamo, come si dice, guardato da tutti i punti di vista e anche ascoltato molte delle osservazioni, preoccupazioni, lo sguardo sul futuro e anche gli impegni che ci siamo assunti come Partito Democratico, oltre che come forza che sostiene questo governo. Credo che non ci rimanga che augurare a tutti buon riposo visto l'orario e grazie davvero di cuore, grazie davvero per tantissima competenza che si è vista stasera da parte di tutti. Davvero grazie moltissimo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buonanotte, grazie. Grazie, grazie a tutti.